E qui ha parlato bene nel decimo anno di tanta storia di Tamarina, ecco, con Michelino vogliamo parlare di questo appuntamento importante. Si riparte con gli appuntamenti e le cene in Tamarina, ecco, di tanta storia, ma anche un seminario il 21 novembre qui a Terranova Bracciolini. Sì, riparte diciamo questa serie di incontri sul Tavarima, sul cantastorie, sul poetai, l'improvvisazione proprio della nostra tradizione toscana, e la giornata si svolgerà con l'incontro che comincerà verso le 16 con Mauro Chechi, per chi si vuole esercitare, vuole imparare, vuole capire, o chi si vuole semplicemente con curiosità accostare a questo modo di improvvisare. E tutto continuerà nella serata con la cena che sarà tenuta nel ristorante Il Piano da Fratello Bonaccini. Dopo la cena e anche durante la cena, altri poeti della zona e anche un po' più distanti ci intratterranno con alcune canzoni della nostra tradizione e con la classica improvvisazione in ottava rima. Principalmente i contrasti saranno tenuti da Stefano Cicinelli, che è un poeta nostrano della Nuova Bracciolini, e Marzo Matteoli, che viene invece dal San Miniato, e loro saranno diciamo i principali protagonisti dei contrasti che il pubblico vorrà dare e che in parte sono già stati pensati in gran segreto e sui quali loro svilupperanno la loro tematica poetica. Tra i custodi a livello toscano di questo tavolo. Sì, va ricordato che questo è il decimo anniversario della diciamo fondazione, se così si può dire, della scuola Tavarima, è una prima esperienza diciamo di questo tipo, proprio a Terranova Bracciolini, in cui appunto allievi si sono incontrati con maestri e poeti per imparare a poetare con questa metrica particolare, con questa cantillazione particolare proprio dell'ottava rima, caratteristica proprio della nostra Toscana e dell'Italia centrale. E questa è un'occasione anche per dare via a questa associazione di comuni che sono Terranova Bracciolini, Buti, Scanzano, Roccastrada. È proprio il primo anno in cui parte questa associazione di comuni per sostenere la poesia in ottava rima.